Mentre stiamo cercando ancora di accertare il numero delle vittime, lo stato di salute dei feriti, lo stato delle aziende, del viadotto ancora in piedi, Autostrade ci dice che gli spettano i proventi del contratto che gli taglieremo. E questo è ancora più vergognoso, perché una parola per le vittime la potevano dire in questa giornata, piuttosto che pensare ancora una volta ai profitti e ancora una volta ai numeri in borsa che stiamo vedendo in queste ore. Li hanno puniti prima che si annunciasse la revoca delle concessioni, perché noi abbiamo detto chiaramente che non abbiamo intenzione di andare avanti sulla strada delle concessioni ad Autostrade, perché ci sono le gravi inadempienze, ma la borsa aveva condannato Atlantia e Autostrade per l'Italia prima ancora che il governo annunciasse questa misura.